Siamo qui con Costanzo Preve, filosofo, autore, insomma, di molti libri di carattere filosofico e politico. Tra le sue pubblicazioni più recenti, ricordiamo in questa sede la prefazione al libro di Eugenio Orso, Alienazioni e uomo precario per Petit Plaisance, poi l'appendice al medesimo volume, che è un'introduzione ai manoscritti economico-filosofici del 1844 di Marx. E il saggio, molto importante, Marx, lettore di Hegel e Hegel, lettore di Marx, considerazioni sull'idealismo, il materialismo e la dialettica, pubblicato negli atti al convegno alla cura del Liceo Classico d'Azeglio di Torino, Origini e percorsi dell'idealismo tedesco. La prefazione al libro di Orso e il saggio del D'Azeglio sono disponibili anche all'indirizzo della casa editrice www.petitplaisance.it. Quest'anno infine dovrebbe uscire anche una monumentale storia della filosofia di Costanzo Preve, che se non sbaglio è l'opera a cui lui è più legato, insomma, che considera forse l'opera più importante. Attualmente io ho inediti, almeno 5 grossi volumi. La prima è una grossa storia della filosofia, una versione lunga, che è quella che parecchi amici stanno mettendo al computer, tra cui anche tu. La seconda è una versione abbreviata della storia della filosofia. Poi c'è un terzo lavoro che, partendo dalla critica di Althusser, elabora il concetto di umanesimo di uomo. Poi c'è un quarto lavoro che, partendo da una critica alla dialettica negativa di Adorno, elabora il concetto di dialettica. E poi, infine, come quinto e ultimo, c'è una riformulazione sistematizzata del concetto di comunitarismo, da me già illustrato in un libro che si chiama Elogio del comunitarismo. A fianco di questo dovrebbe uscire fra poco un libro che ho scritto con una giovane studiosa di Lombarda, che si chiama Linda Cesana, dedicato al pensiero di Karel Kozik. E fra poco, forse, per le edizioni Il Prato, curate di Diego Fusaro, un libro che ho fatto con il mio amico romano Luigi Tedeschi sulla filosofia della storia, con altri progetti. Come dico, sono molti i miei progetti in corso d'opera e aspettiamo il futuro. Va bene, grazie, una produzione davvero sterminata, anche quella che risulta tuttora inedita. Ora vorrei parlarti di Massimo Bontempelli, che il 31 luglio 2011 è improvvisamente morto a Pisa, un autore importante con cui tu firmasti anche un paio di libri per l'allora CRT, Gesù, uomo nella storia, Dio nel pensiero, e Nichilismo, verità, storia, un manifesto filosofico della fine del XX secolo. Tra le altre pubblicazioni di Bontempelli possiamo ricordare Filosofia e realtà, saggio sul concetto di realtà in Hegel e sul nichilismo contemporaneo, sempre per CRT con una tua importante prefazione, La conoscenza del bene e del male, CRT, La sinistra rivelata, Massari, e numerosi originali libri scolastici basati sulla nozione di modo di produzione di Marx. Ti chiederei in questa sede un profilo di Massimo Bontempelli. Dunque, io sono stato, ho frequentato molto a lungo Massimo Bontempelli negli anni 90, fino a che la nostra frequentazione è sfociata nei libri che tu hai appena citato. Poi sono avvenuti fra me e lui alcune incomprensioni, di cui non vorrei in questo momento, dal momento che Bontempelli è mancato, perdere tempo ad illustrarlo, che in un certo senso hanno interrotto la nostra frequentazione nei primi anni 2000. Per cui negli ultimi, diciamo così, 10 anni io non ho più seguito direttamente la produzione di Bontempelli, anche se ho sempre letto i libri che ha scritto, per esempio, insieme con Bentivoglio, che sono un manuale di filosofia per licei, e insieme con Badiale, generalmente dedicati o alla critica della sinistra oppure al concetto di decrescita. Dunque posso dire di essere nella situazione di poter dare un giudizio abbastanza, un bilancio abbastanza completo di Massimo Bontempelli. Io do di Massimo Bontempelli un giudizio molto alto. Abbiamo a che fare con uno dei principali studiosi italiani della seconda metà del XX secolo. Il fatto che egli sia relativamente sconosciuto, cioè che non ci sia una sproporzione enorme fra il livello e la sua produttività,
sia come scrittore di manuale di storia e di storia e filosofia, sia come originale pensatore, commentatore filosofico e politico, e la sua relativa, infatti è relativamente poco noto, ancorché Ponteperi non sia completamente ignoto, ma certamente non è noto come molti altri intellettuali famosi, che segno della sostanziale incapacità del mondo intellettuale italiano di misurare, di commisurare, di riconoscere l'esistenza di personalità come Bontempelli, che io posso definire quasi eccezionali. Bontempelli ha fatto professore di liceo per, immagino, 35 anni, perché immagino che sia morto lo stesso anno che è andato in pensione. Su questo non sono informato bene, però mi pare di sì. E ha fatto professore di liceo a Pisa, nella sua città, contento di farlo. Cioè, questa è una cosa importante da dire, perché molto spesso i professori di liceo vivono una specie di frustrazione e di diminuzione di non essere università e così via, così via. E questo fatto si ripercuote negativamente in una sorta di personalità lamentosa e paranoica. Ebbene, nulla di tutto questo in Massimo Bontempelli. Massimo Bontempelli si è occupato sistematicamente di scuola, ha scritto commenti sulla centralità dell'insegnamento della storia nella scuola, contento di fare il professore di liceo e probabilmente anche stimato e apprezzato dai suoi studenti. Parto di qui perché generalmente non si parte da una cosa del genere, perché si tende sempre a pensare che un filosofo deve soltanto essere l'autore di particolari opere. Una volta fatto questo riconoscimento a Bontempelli, professore di liceo e contento di esserlo e fiero di esserlo, Bontempelli, non bisogna dimenticarlo, che prima con un certo Bruni e poi con Bentivoglio ha fatto dei manuali che sono assolutamente unici all'interno del panorama intellettuale italiano, manuali scolastici. Il manuale di storia di Bontempelli comprende sia la storia antica, partendo dagli antichi egizi, fino alla storia contemporanea del triennio di liceo, cioè i 5 anni in cui in tempo era strutturato l'insegnamento della storia degli antichi egizi alla Seconda Guerra Mondiale ed oltre. Questi manuali sono stati poco adottati, a parte la casa editrice non era molto nota, Trevisini, ma sostanzialmente per la loro novità dirompente, perché si comprendevano da un lato un uso non dogmatico della categoria marxiana nel modo di produzione, compreso il modo di produzione asiatico e il modo di produzione antico orientale, che Bontempelli ha tematizzato in maniera particolarmente acuta. Avevano un'apertura mondiale, comprendevano la storia della Cina e la storia dell'India e la storia dell'America Latina. Alla figura di Gesù Cristo e il primo cristianesimo, analizzato dal punto di vista dei modi di produzione dell'antica Palestina del primo secolo d.C., sono dedicate addirittura 100 pagine di un suo manuale, e con anche una certa capacità letteraria di descrizione e di chiarezza di personaggi. Il manuale di Bontempelli di filosofia e storia, di filosofia, fatto con Bentivoglio, anche lì è fatto in maniera nuova, perché fa una storia dell'essere, cioè del concetto di essere nella civiltà occidentale, definendo però correttamente l'essere a partire da Parmenide, non come un'astratta e sapienziale presenza che viene dal cielo come la pioggia, ma come una metafora della comunità sociale della polis messa in pericolo dal denaro e dalla corruzione, da queste cose. Iniziando un tipo di analisi dei greci già esistito in grandi autori come Mondolfo, come Vernam, no? Ma che personalmente io ho sviluppato a modo mio, e ha sviluppato anche il giovane studioso, giovane, ormai meno giovane, il giovane studioso lombardo Luca Grecchi, il quale ha poi ampiamente sviluppato ed analizzato il problema della saggezza greca come saggezza del metron e come saggezza della economia comunitaria contrapposta alla crematistica. Questo è Bontempelli, diciamo così, come autore di manuali e come professore di liceo. Il Bontempelli come pensatore filosofo tradizionale è sostanzialmente un idealista,
nel senso che dovendo connotare la parola idealista, ma siccome fra poco mi chiederai qualcosa su Lukács e io avrò modo di rispondere che cosa penso del mio rapporto di Lukács con Marx e con l'idealismo, avremo modo di analizzarlo meglio, no? Però visto che sta parlando di Montempelli come filosofo, poi parlerò di Montempelli come commentatore politico, di cui a questo punto avremo parlato di lui come professore di liceo, estensore di manuale filosofia e di storia, filosofo originale e commentatore politico, no? Per il momento tocchiamo il terzo punto, che è quello di filosofo originale. Come filosofo originale, se uno legge il suo manuale, vede che c'è una grandissima importanza data ai greci, più a Platone che a Aristotele, il quale, qui naturalmente do il mio giudizio, io personalmente sono più aristotelico, ma in questo momento non parlo del mio pensiero, parlo del suo, no? Lui era certamente un grande ammiratore di Platone, no, in questo senso non era solo, pensiamo al cattolico reale e ad altri, no? Ma soprattutto era un filosofo che riteneva Hegel assolutamente centrale. Sì. No? E questo era assolutamente palese nel suo stesso libro. No? Cosa ne pensi di quel libro del 2000, del quale tu feci anche la prefazione, su Hegel? Dunque, questo libro su Hegel, vorrei, se mi permetti, ti darò la mia opinione di questo libro su Hegel, no? Che però siccome è leggermente critica, mi permetto di dirlo, perché certo. Montempelli fosse vivo, essendo una persona aperta alle critiche, sarebbe contenta anche di sentirla eventualmente criticare, no? Ecco, no? Sì, però prima di dare il mio parere su questo libro di cui tu stai, di cui filosofia, qual è il suo titolo? Filosofia è in realtà è un saggio sul concetto di realtà in Hegel, sì, ecco, confrontando Hegel con nichilismo contemporaneo, discute anche Heidegger, Severino. Hai fatto bene a ricordarmelo, perché in questo modo ora risponderò evidentemente. Certo. Però prima di farlo vorrei dare un profilo generale di Montempelli. Montempelli come filosofo, secondo me, è inserito all'interno di quella corrente che potremmo chiamare neoidealismo italiano, i cui tre principali esponenti sono Gentile, Croce e Gramsci. Non dimentichiamo che Gramsci era politicamente comunista, ma filosoficamente neoidealista nel senso di Sorel e di Gentile. Non dimentichiamo questo, perché chi schiaccia troppo la filosofia sulla politica dimentica che dei tre principali esponenti del neoidealismo italiano, uno Gentile era fascista, il secondo Croce era liberale e il terzo Gramsci era comunista. Questo vuol dire che si può avere tranquillamente un paradigma filosofico comune pur scegliendo opzioni politiche non solo diverse ma addirittura opposte. In questo senso qui Montempelli può essere definito, dovendo dare una cosa, filosoficamente idealista, è però certamente marxista nella misura in cui era aperto alla critica radicale del capitalismo. E qui bisogna vedere cosa vuol dire marxismo, naturalmente. No? Non era però un egero marxiano nel significato che dia a questa parola, per esempio, quando parliamo di Bloch, quando parliamo di Marcuse. Era un idealista, nel senso che lui era un filosofo che rilanciava Hegel non soltanto come grande pensatore post-kantiano, ma anche come antidoto al nichilismo moderno. A questo punto mi permetto di rispondere anche alla tua domanda specifica su quel libro. No? Il libro di cui tu parli non ha avuto fortuna perché era rivolto idealmente a una sinistra che non esisteva più e Montempelli se ne è accorto dopo nei suoi libri di critica commediale. Per cui nulla è più, diciamo così, tragico, triste di un pensatore che si rivolge a un interlocutore ideale inesistente, perché può sembrare uno che grida nel deserto, oppure come in quelle scenette comiche, una persona che grida dietro una porta chiusa in cui lo spettatore sa che non c'è nessuno, ma chi grida non lo sa e perciò cerca di farsi sentire sgolandosi, no? Questa situazione tragica di Montempelli, se vogliamo chiamarla tragica, è tipica però di molti pensatori in questa fase storica, i quali sono formati generazionalmente negli anni 60 e 70, quando si poteva pensare che la sinistra fosse ancora, per così dire, riformabile, emendabile, modificabile, cambiabile, e poi sono trovati
negli anni 80 e 90, nell'ultima parte della loro vita, ha a che fare con una trasformazione postmoderna, nichilistica e relativistica della sinistra, che non era più interessata minimamente e assolutamente ad ascoltare, anche soltanto a problematizzare le cose che diceva. In questo senso la sorte di Montempere è stata quella di altri pensatori, non soltanto lui, no? Lui però, siccome è stato uno dei pensatori più grandi della, italiani della fine del Novecento, lo si può dire chiaramente. In quel libro su Hegel, secondo me, Montepelli da un lato espone il suo Hegel, in cui è centrale la scienza e la logica, che viene correttamente vista non come un libro storicista, che in effetti non è, no? Ma come una fondazione di un'ontologia dell'essere sociale. Espressione che Montempelli non usa quasi mai, perché Lukács non era fra gli autori di Montempelli, e non essendo fra gli autori di Montempelli lui non usava questa terminologia, però di fatto la filosofia di Montempelli, essendo una forma di neoidealismo, si manifestava come una forma di ontologia dell'essere sociale. Secondo me la debolezza di quel libro era una tendenza, a mio avviso sbagliata, ma questa è la mia opinione, a psicologizzare, cioè a creare dei tipi ideali di nichilista, elencandone 5 o 6, no? Per cui alla fine finiva un mix di rilancio del pensiero hegeliano e di psicanalisi popolare, in un certo senso, no? Ecco, che a mio parere era una via sbarrata, perché secondo me la tipologia psicologica delle varie forme di nichilismo può essere interessante, diciamo così, come primo approccio al problema antropologico di oggi, ma si può trovare molto meglio in autori come Lasch, come Bauman, come queste cose. Per cui a mio parere Montempelli, l'ultima parte della sua vita, e questo però è un'opinione personale naturalmente, perché aveva cercato di inserire una dose eccessiva di tipizzazione psicologica. Non so se tu hai letto questo libro, sì. Naturalmente questa opinione può essere condivisa o non condivisa, ma siccome tu me l'hai chiesto, certo, mi è sembrato giusto rispondere. No, hai fatto benissimo rispondere. C'è però in generale in Montempelli il riconoscimento della veritatività della pratica filosofica. Questo è centrale nel pensiero di Montempelli. La questione fondamentale della filosofia, prima di ogni altra considerazione sulla differenza tra Kant e Hegel e queste cose, è la questione dell'esistenza o meno della verità. E quando si parla di verità filosofica, si parla di verità del tutto, si parla di unità di giudizio e di conoscenza. E dunque non si parla di una cosa come la certezza fisica, l'esattezza matematica, la veridicità letteraria e nei rapporti interumani quotidiani. Quando si parla di verità filosofica, non si parla del quello che viene chiamato verità in chimica, fisica, biologia, scienze, oppure nei rapporti interpersonali, ma si parla di un giudizio sulla conoscenza, sulla valutazione della totalità. Montempelli era un difensore totale della verità filosofica, completamente, su basi, come ho detto io prima, neoidealistiche, ovviamente, no? Per cui naturalmente non dimentico questo. La quarta e ultimo aspetto di Montempelli come commentatore politico. Come commentatore politico Montempelli ha cominciato come eretico di sinistra nel manifesto della vecchia Rossanda Magri dei primi anni 70 e poi ha seguito, diciamo così, l'odissea dei 40 anni del commento politico in Italia, cioè partendo con una proposta di riforma, di autoriforma radicale della sinistra, si è poco a poco convinto del superamento della dicotomia sinistra-destra, della vuotezza di questa contrapposizione e anche degli elementi corruttivi, sia culturali che sociali, della sinistra stessa. Questo ovviamente non poteva piacere alla sinistra, perché evidentemente non poteva piacere a una, diciamo così, a una realtà identitaria, dogmatica e un po' paranoica di essere criticata nei suoi fondamenti. Quando si parla di critica uno dice sempre mi raccomando criticami pure se nel caso, però si aspetta che siano critiche
periferiche, secondarie e così via. Quando la critica invece giunge al nucleo, al midollo, lo stesso modo di essere, come era la critica di Montempelli, il suo collaboratore Badiale negli ultimi anni della sua vita, qui si ha a che fare con una critica che non viene più accettata. Negli ultimi anni Montempelli aveva di fatto aderito completamente a una forma radicale di pensiero della decrescita. Per cui, da un punto di vista sintetico, per concludere questa intervista, direi Montempelli, professore del liceo, contento di esserlo, che rivendicava di esserlo e privo di qualsiasi complesso di frustrazione o di infedelità. Montempelli come filosofo militante, che milita non per una scuola filosofica settaria, ma per il valore veritativo della filosofia. Montempelli come elaboratore creativo del concetto marxiano di modi di produzione di lotta di classe. Il profilo filosofico di Montempelli come neoidealista della scuola italiana, però diverso da quelli precedenti, e il Montempelli politico come critico della sinistra e sostenitore della teoria della decrescita.